amici, ben ritrovati. Questa nuova puntata della Via Presepi, la rassegna che ogni anno vi accompagna nei presepi dell'Alto Trevigiano, quest'oggi fa tappa a Mosnigo. Siamo in Via Francia, che è in toponomastica Via Conti. Siamo in compagnia dell'associazione CIS, rappresentata dal vicepresidente Remi Simonetti. Ben ritrovato, è un piacere averti qui. Raccontaci cosa troverà la gente venendo qui a Mosnigo. Piacere nostro di ospitarvi oggi. I visitatori che verranno a trovarci qui in Francia troveranno una splendida borgata di Mosnigo, siamo nel comune di Moriano della Battaglia, una splendida borgata che sembra essersi fermata agli anni 50, quel momento di passaggio tra la civiltà contadina e la prima illustrazione, quindi troveranno tutto l'anno Le splendide costruzioni costruite appunto secondo la logica della civiltà contadina, quindi casa, corte comune, stalla, stia, eccetera. E in questo periodo in particolare troveranno anche un ulteriore arricchimento costituito appunto dalla rassegna dei presepi, curata appunto dall'associazione CIS, decine e decine di splendidi presepi realizzati in parte dai volontari dell'associazione CIS, ma anche da semplici mosnighesi o foresti che hanno piacere di venire ad esporre qui da noi le loro opere in questa cornice che è stupenda. La particolarità di questa rassegna però è anche quella che non è il classico presepe, ognuno ha la libertà di espressione. Esattamente, non troveranno i visitatori il classico presepio, o comunque non necessariamente il classico presepio che siamo abituati a vedere, troveranno varie forme di presepio, quindi varie forme di espressione, direi artistica, perché in fin dei conti è comunque un'espressione della creatività, no? Facciamo un paio di esempi mentre le immagini passano in sovraimpressione. Abbiamo visto quella dei sassi, abbiamo visto quella dei legni, c'è veramente un'ampia gamma di espressione dell'arte che Associazione CIS da sempre sta cercando di raccogliere. Esattamente, in vari campi, in questo caso appunto parliamo dei presepi, però noi cerchiamo come associazione di animare tutto l'anno. Gli orari di questa bellissima organizzazione che ricordiamo era aperta. Sì, è stata aperta il 24, il giorno prima di Natale, perché apriamo sempre la domenica prima di Natale. Quest'anno è caduta il 24 e abbiamo aperto il 24. E fino al 7 di gennaio sarà sempre aperto, ognuno potrà venire qua, visitare, entrare negli ambienti, girare, guardare. Gli orari sono feriale 14-20, festivo 10-20. Dopo del 7 di gennaio, i fine settimana che rimangono, che dovrebbero essere tre, è sempre aperto 10-14 e teniamo aperto appunto fino a fine gennaio, perché abbiamo notato che quelli pullman che girano la presepi si muovono dopo delle feste. Quindi ecco. Terenzio, a proposito di feste, ultimi due secondi davanti alla telecamera, Natale appena passato, ma il Capodanno si sta avvicinando al 2024 anche, quindi un augurio da parte dell'associazione CIS. E allora auguriamo, da nome di tutta la nostra associazione CIS, che appunto allestiamo tutta questa rassegna, facciamo gli auguri di buon anno a tutti, un felice anno nuovo, e vorrei farlo particolarmente a quelli che amano le tradizioni come noi, che cercano di mantenerle. Ovviamente anche a tutti gli altri, ma un po' di più a quelli che credono ancora in queste cose. E sicuramente gli amanti della tradizione sono tanti dietro quel teleschermo, ma vi ribadisco, noi qui abbiamo fatto una piccola rassegna di tutti i presepi che sono visitabili, ma ce ne sono tanti tanti altri, quindi venite qui a Mosnigo, località Francia, via Conti. Sì. Per visitare tutti questi bellissimi presepi, Terenzio, l'associazione CIS e tutti i suoi collaboratori saranno lieti di accogliervi e farvi da visita guidata. Grazie mille ancora e alla prossima. Grazie.